uomini e donne, oggi, martedì 13 febbraio, il trono classico, la segnalazione su Marta. Oggi, martedì 13 febbraio, andrà in onda la seconda parte del trono classico di uomini e donne, dedicata a Mariano e Nicolò. Prima dei tronisti, si chiarisce la posizione di Luigi con Sara. Il corteggiatore non si è presentato in esterna, decisione presa perché non vede un reale interesse a parte della tronista. Sara si scusa con lui precisando che vuole continuare a conoscerlo e ballano insieme. Si passa al trono di Nicolò. Il tronista è uscito con Marta. I due trascorrono alcuni romantici momenti a Venezia e lei ammette di essere molto emozionata. In studio la corteggiatrice è ancora raggiante ma arriva una doccia fredda da parte di Gianni, che ha ricevuto una segnalazione. Vengono infatti mostrati alcuni messaggi in cui si fa riferimento ad una scappatella di Marta con uno studente di Ferrara. La corteggiatrice definisce tutto semplicemente uno scherzo. La redazione indaga ed emerge che gli amici del presunto flirt di Marta, non lo considerano affatto uno scherzo. Nicolò non crede a Marta, i due discutono e la corteggiatrice esce dallo studio seguita dal tronista. Scendono intanto le corteggiatrici di Mariano, Federica, Manuela, Valentina, Roberta. Con Federica il tronista si trova bene e la definisce una bella persona. Manuela K è stata avvistata con un ragazzo in atteggiamenti intimi, lei conferma e ammette l'intenzione di volersi eliminare. Con Roberta le cose invece procedono bene e nell'esterna i due ragazzi sembrano molto complici. Rientra in studio Nicolò, il quale afferma di aver insistito affinché Marta chiamasse l'amico ma lei si è rifiutata. È la volta dell'esterna con Virginia in cui i due, passeggiando per Catania, si scambiano effusioni e baci. L'appuntamento con la seconda parte del trono classico di uomini e donne, ci aspetta oggi alle 14:45 su Canale 5.